Buongiorno, sono Walter Giacetti e abbiamo appena concluso il convegno che ha avuto una ottima partecipazione da parte di vari soggetti e vari stakeholder di settore, che si intitola Plastica non da imballaggio nei rifiuti urbani, analisi e proposte di gestione. Il convegno aveva l'obiettivo, come il titolo già esprime, di focalizzare l'attenzione sulle plastiche che non sono imballaggi e che pur troviamo nei rifiuti urbani e che, a differenza delle plastiche da imballaggio che sono governate dal consorzio Coreppa, che diciamo presiede un po' la filiera in tutte le sue fasi, dalle regole che riguardano la raccolta, alle regole della selezione e all'avvio effettivo al riciclaggio, sono come un po' figlie di nessuno, non hanno un padrone. E nel convegno sono emerse dei dati importanti che non ci risulta siano stati finora pubblicati e divulgati, e in particolare quante plastiche ci sono, non imballaggio, presenti nei rifiuti urbani, e abbiamo capito che sono circa 10-13 kg abitante anno dai dati, dagli studi che sono stati fatti, e poi abbiamo anche capito come possono essere raccolte e avviate al riciclo, valutandone anche i costi, che onestamente sono costi che apparirebbero abbastanza contenuti rispetto alla montagna di costi che già si spendono per organizzare il servizio di raccolta rifiuti. È stato molto importante avere dei relatori che ci hanno illustrato un po' tutto il mondo della selezione e del riciclaggio. In particolare il rappresentante di Union Plast ci ha spiegato che tutto sommato le tecnologie di selezione non fanno differenza tra quelli che sono gli imballaggi e non imballaggi, quindi le plastiche non da imballaggio sono selezionabili come gli imballaggi, e abbiamo capito anche dall'Istituto Plastiche per la promozione del riciclaggio delle plastiche, che ha appena completato uno studio a livello nazionale, che le opportunità di sbocco nel mercato e di riciclaggio effettivo delle plastiche sono alte, perché abbiamo ad oggi un 15% di prodotti manufatti che sono fatti con plastiche derivanti dal mondo del riciclo, e addirittura la potenzialità potrebbe essere doppia, è stimata circa doppia. Quindi abbiamo un grande margine tecnologico e anche potenzialmente di mercato di avere uno sbocco di ulteriori flussi che vengono riciclati e differenziati. Quindi ci siamo posti, e il convegno si è chiuso anche con una domanda aperta: c'è spazio per riciclare questa plastica, questi oggetti in plastica che non sono imballaggi? E i dati sono incoraggianti, insomma, anche il consorzio Coreppa, che pur si occupa di imballaggi, ha in qualche modo riconosciuto che si possono fare dei ragionamenti con alcuni distinguo, ovviamente, e credo che il convegno abbia destato l'interesse anche di numerose domande del pubblico, che è sempre molto attento, e soprattutto rimane aperta, e questo era l'obiettivo anche di ragionare su questa domanda che i cittadini fanno: perché possiamo mettere la plastica da imballaggio nella differenziata e non possiamo mettere invece altre plastiche, e quindi questo è stato, diciamo, molto importante e interessante. Io colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i relatori che hanno partecipato e tutti i partecipanti che sono stati fino alla fine e che hanno onorato la loro presenza a questo convegno.